Siamo ormai agli sgoccioli di questo Grande Fratello VIP, ma per tutti coloro che non ne hanno mai abbastanza, ecco che adesso l'interesse del pubblico si già spostando in avanti a quando, molto probabilmente da gennaio, avremo modo di vedere la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019. Il reality show di Canale 5 sta prendendo forma in questi giorni in attesa dei primi promo e della partenza per l'Honduras, ma, fino ad allora, si tratta solo di voci e di possibili nomi per il cast del programma. A quelli di cui già si è parlato nei giorni scorsi, Giulia De Lellis compresa, potrebbero aggiungersi anche Grecia Colmenares e Riccardo Fogli. A riportare i loro nomi è Vlog che, al momento, parla di candidature e non di nomi già scelti e di certezze. I due in questi giorni sono nuovamente sulla cresta dell'onda per via del gossip e se da una parte lei ha presentato il suo giovane fidanzato in TV, dall'altra lui continua a dirsi pronto a risposarsi tanto da chiedere l'annullamento del matrimonio a Viola Valentino che lo ha liquidato con un categorico no. Sarà il gossip a portarli in TV? Andrea Pinna e Jeremias Rodriguez nel cast? Isola dei Famosi 2019, ecco i primi quattro nomi del cast. Mancano un paio di mesi al ritorno in pista dell'adventure game più atteso della televisione italiana. In attesa che il cast si componga in maniera definitiva, sono emerse le prime indiscrezioni ufficiali, che ci regaleranno enormi gioie. Il buon Fabiano di Bit e Diff, infatti, come vi scrivevamo nel nostro precedente articolo, ha confermato le indiscrezioni che circolavano da un po' di tempo. Stanno per sbarcare in Honduras, Andrea Pinna e Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belén, sarà il protagonista del reality show nonostante i timori della showgirl, tra i naufraghi della prossima Isola dei Famosi potrebbe riaffacciarsi un membro della famiglia Rodriguez. Stiamo parlando di Jeremias. Bisogna convincere la sorella Belén, restia a farlo partire, si leggeva sull'ultimo numero di Chi. Dopo Fabiano, anche Marco Gandolfi di Trash Italiano si è unito al collega per confermare altri due nomi, bomba, che giravano da tempo. Isola dei Famosi 2019, i primi quattro nomi del cast. Noi di Trash Italiano possiamo invece confermare che le voci che da giorni circolavano sul web sono vere, a quanto pare ci sarebbero stati contatti, andati a buon fine, con Ignazio Moser e Giulia De Lellis, i quali, escludendo imprevisti dell'ultimo minuto, partiranno per l'Honduras, si legge. I nomi evidenziati dai portali di gossip, sono veramente bomba. Ed infatti, dopo il flop del Grande Fratello VIP, per forza di cose si vuole puntare su personaggi forti in grado di fare partire il programma con una marcia in più. Tra le altre cose, Giulia De Lellis, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez, hanno partecipato insieme alla seconda edizione del GF VIP, creando una bella alleanza non da poco. Alla conduzione troviamo ancora Alessia Marcuzzi. Nonostante le polemiche passate con Striscia la Notizia, non si è lasciata scalfire ed ha deciso di riprendere le redini del programma. Dopo un paio d'anni di pausa invece, Alvin dovrebbe tornare al suo ruolo di inviato. Tra gli altri nomi del cast, sono stati contattati oltre a Pinna, Jeremias, Ignazio e Giulia anche, Fariba Teherani, Akash Kumar, Rodrigo Alvis, Wanda Fischer, Claudio Sono, Iola Berrocal, Antonella Musetti, Justin Matera, Viola Valentino e Gegia. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.